Vi faccio vedere una cosa. Ora il trapianto di anca ti devono fare. Peggio ancora di queste sono quelle che a 50 anni si mettono l'apparecchio per i denti. Io lo so che qua dentro ci sono. Allora io dico, ma anche che alla fine ti vanno a posto, sarà l'unica cosa che avrai a posto. Buonasera, buonasera. Non vi aspettavate che arrivassi io, ma io arrivo sempre, quando è giusto che arrivo. Avete visto la collega Teresa Mannino a teatro, no? Quello è solamente un pezzo che non si è ritenuto carino ed ironico da far girare nei nostri canali. Siamo stati massacrati, più lui è stato massacrato, e la cosa peggiore sono due. La prima... che, anzi, sono tre. La prima, che di ironia non capite nulla, chi ha massacrato. Due, che ci avete spiegato le motivazioni di un'ortodonzia, perché adesso io parlo con termini tecnici: l'apparecchio, l'ortodonzia, la schiena, la cervicale. Non veniamo lo bummulo, in siciliano significa, che poi tradotto in italiano significa, non veniamo da posti sconosciuti, perché di ortodonzia ve ne posso parlare fino all'infinito. La terza cosa è quella che non andate a teatro. Però mi chiedo, perché a teatro Teresa ha una applausi a non finire, una standing ovation a non finire, e noi siamo massacrati? Allora, le soluzioni sono tante e ora esigo le vostre risposte. La prima: o non siete ironici, o non andate a teatro, o non capite l'ironia, o siete lì pronti a far uscire fuori l'infelicità, la cattiveria, che poi alla fine dico la gelosia, poi alla fine dico tutto questo. Perché? Perché in quel momento che scrivete, nel momento in cui scrivete, vi sentite, avete scritto che è uno stupido, che vi ha deluso, che è un ignorante, che si deve fare 100 grammi di cazzi suoi, e lo dico, a parte che non mi piacciono queste parole ai nostri canali, usateli nei canali degli amici vostri. Quindi andatevela a rivedere e sorridete. E ora mi scriverete anche perché collega, sì, perché a Teresa la conosco da una vita e voi non sapete chi siamo noi in effetti. Quindi ridete, e questa misteriosa parola che si chiama ironia, fatevela vostra. Aggiungo io, a chi ho deluso per così poco, salute Massoreta. Certo. Ciao ragazzi.